Salve a tutti amici di YouTube, qui 96 Stardust Dragon. Ammazza da quanto tempo non lo dico. E niente, volevo finalmente dichiarare che ritorno su Yugi. Il motivo per cui ritorno è il Rainbow Kuribo. Ok, scherzo, rispetto per il Rainbow Kuribo. E niente, il motivo per cui sono ritornato è perché mi è ritornata la voglia. Da quel che hanno detto il meta sembra abbastanza basto, fra virgolette. Ovviamente il gioco non sarà mai come prima, come lo adoravo, però come ho già detto mi è ritornata voglia, quindi ho deciso di rituffarmi in questo stupendo e favoloso mondo. Ok, esageriamo con le parole, però. E niente, no, non badate assai dell'extra e premetto diverse cose. Allora, non sono ben informato rispetto a prima su Yugi, quindi appunto ho dovuto informarmi sulle ultime carte uscite, così da poterle inserire, come ad esempio il Rainbow Kuribo e Soul Charge, si chiama così, sì, e sono riuscito con grande fatica a costruire questo Chaos Dragon, perché non ricordavo quasi nulla di Yugi sul serio. E niente, regge anche contro Sylvan, ovviamente Sylvan è nettamente superiore, sia chiaro, però Chaos Dragon è un mazzo a cui sono molto affezionato, uno dei miei mazzi preferiti, quindi ho tentato di aggiornarlo alla banned attuale. E niente, quindi premesso questo, dato che non conosco bene il meta e le strategie dei vari mazzi, infatti mi hanno consigliato di giocare i Maxi di side. Io il gioco di main, come vedete, come ho sempre fatto. E niente, procediamo con la decklist. Mono Red Ice a me limitato a uno, che ci dobbiamo fare piccolo Red Ice, perché vabbè. 3 Light Pulsar, doppio Dark Flare, non più 3. Poi diciamo i baby Dark Flare e baby Pulsar, Light Pulsar, che ho voluto inserire nel mazzo dato che sono usciti. Poi Mono Eclipse Wyvern, che ci facciamo target Dark Armored Dragon e Red Ice. Poi vabbè, BLS, doppio Sorcio, Mono Gorz, Tragodia, doppio Veiler. Poi come vedete non gioco le tour, provate a giocarle, ma insomma erano abbastanza lente in questo mazzo. Ho provato a giocare 3 Curi Bandit, però sono sembrati molto pesanti, nel senso che non voglio sparare la bagianata, 3 troppo esagerati. E niente, diciamo che l'effetto è tipo una Fusion Future, ovviamente la Fusion è la Fusion, vabbè, però anche il Curi Bandit non è affatto male in questo mazzo. Poi 3 Laila, doppio Rico, doppio Max C, come detto prima, è un Plug Spreader Zombie. Ok, passiamo alle magie. Dark Hall, doppio Typhoon, Brigata, 3 Solar, doppia Soul Charge, e 2, come diamondo si chiama, Breakthrough Skill, non mi viene il nome in italiano. E vabbè ragazzi, ovviamente giocare cioè carte che dobbiamo giocare assolutamente in extra nel Chaos Dragon sono Atum, io gioco sempre Gaia, Ptolemy, e niente, poi decidete voi. Come già detto è fatto abbastanza a muzzo, però se vi piace, scusate il root che ho dovuto trattenere, se vi piace dateci un'occhiata, provate il mazzo. Quindi ribadisco, sono ritornato nel gioco, le carte che cerco sono nelle informazioni del canale, caricherò video anche riguardanti vecchi mazzi a cui sono affezionato, tipo Agent con la vecchia banned ovviamente, Chaos Dragon nel 2012, marzo 2012, Turtengu Plant, e vabbè. Questo era la decklist, questa, scusate, era la decklist del mio Chaos Dragon, che penso che ritornerò ad aggiornare se
capirò meglio il meta e vedrò qualche carta utile. E niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e anche al secondo canale se volete, che riguarda, come già detto in precedenza, Gameplay Magic. Quindi ragazzi, arrivederci e al prossimo video.